Durante la storia è capitato di sentir parlare di famiglie che hanno portato avanti una singola azienda per generazioni. Ben più raro è però sentir parlare di un'intera famiglia dedita invece alla criminalità, cosa che la porterà dal successo alla morte. Nonostante questa piccola peculiarità, questa è la storia dei fratelli Jenna. Sul finire del 1800, da una povera famiglia originaria di Marsala, nacquero ben 7 figli che, seguendo il sogno del proprio padre, vollero gradualmente trasferirsi in America. Di questi 7 partirono quasi tutti, ad eccezione di Nicola, che decise di rimanere nella sua terra. Il nuovo continente, ricco di opportunità, non fu con loro lieve, tant'è che nei primi tempi i fratelli persero entrambi i genitori. I 6 che sbarcarono in America furono Bloody Angelo, Antonio the Gentleman, anche detto Tony the Gentleman, Mike the Devil, Peter, Sam e Vincenzo, anche detto Jim. Ovviamente, tempi così duri richiedevano personalità ancora più resistenti e i fratelli, nel giro di pochi anni, grazie a lavoretti sia per la mano nera che per i boss locali, arrivarono a controllare diversi business come bische, sale da gioco e ditte di importazione sia di formaggi che di olio d'oliva. Come in tutte le storie trattate fino ad ora, da un iniziale, seppur buono, guadagno, il vero apice arrivò nel 1919 con la legge Volstead. I fratelli Jenna occupavano una zona di Chicago chiamata Little Italy, anche se alcune fonti riportano Little Sicily, dove possedevano un magazzino in cui conservare gli alcolici a soli 200 metri dalla caserma di polizia più vicina. I loro alcolici erano così richiesti nella zona da superare l'offerta, tant'è che i 6 furono costretti a chiedere aiuto ai connazionali. Pagandoli circa $15 al giorno, fecero installare nelle case di molti italiani dei piccoli distillatori, che molto spesso potevano esplodere diventando mortali, ma che altrettante volte creavano profitti notevoli. All'incirca nello stesso periodo, un boss del loro quartiere chiamato Anthony D'Andrea decise di buttarsi nella politica per arrivare a capo del proprio distretto. Come rivale politico ebbe un tale John Power, anch'esso piuttosto ammanicato, ma che non poteva contare sulle 6 paia di braccia dei fratelli. Presto iniziarono le minacce, le sparatorie e gli arresti, culminati con quello di Angelo Jenna, accusato di aver assassinato l'assistente di Power. Dopo mesi di instabilità e l'omicidio di D'Andrea stesso, gli sforzi non furono vani, perché ormai i Jenna si erano prepotentemente legati con l'Unione Siciliana, organizzazione che controllava diversi loro connazionali. La loro potenza però non derivava dagli agganci, tanto quanto da quei preziosi piani della volpe Johnny Torrio. Per chi si fosse perso la sua storia, che invito a recuperare, Torrio aveva fiutato la possibilità di creare ingenti guadagni per tutti i boss, senza il bisogno di fare guerre, cosa a cui Jenna avevano acconsentito. Ma apparentemente senza un motivo, tra il 1923 ed il 24, i fratelli iniziarono a vendere i propri alcolici anche nel territorio di Dean O'Banion, di cui ho parlato nel precedente video. Dean decise prima di rivolgersi a Torrio, sperando in una sua mediazione, ma accorgendosi di essere ignorato, decise di agire autonomamente, rubando carichi dai fratelli di Marsala. Questa azione, seguita dall'arresto di Torrio per un piano organizzato da O'Banion, portò la volpe ad esigere vendetta. Il 10 novembre 1924, probabilmente Frankie Yale e 2 uomini sotto i Jenna, tali John Scalise ed Albert Anselmi, spararono 6 volte da distanza ravvicinata, uccidendolo.
Da lì a breve, come spiegato nella puntata su O'Banion, il comando della banda irlandese passò a Wise che, assetato di vendetta, riuscì in breve tempo ad estromettere Torrio dai giochi, puntando ora su Capone ed i sei fratelli. Nel 1925 Angelo Genna si sposò e mentre guidava nei paraggi della sua abitazione vide arrivare un'auto da turismo a tutta velocità in sua direzione. Nonostante diversi tentativi di allontanarla, svoltando ad alta velocità si schiantò su un palo e venne finito con diversi colpi d'arma da fuoco. Ironia della sorte, venne seppellito a pochi metri da O'Banion. Qualche settimana più tardi, uno dei sospettati dell'omicidio dell'irlandese, un tale Amatuna, venne contattato dai rivali per vendere i suoi compagni, Scalise ed Anselmi. Amatuna, fingendo di accettare, raccontò tutto a Mike Genna che, durante l'incontro stabilito, alla guida di una sfrecciante limousine, sparò colpi in direzione di Vincent Drucci e Bugs Moran. Le cose però andarono male e Mike, assieme ai suoi, uccise due poliziotti in un inseguimento terminato con un secondo schianto su un palo ed una conseguente pallottola all'arteria che uccise anche questo secondo fratello. L'8 luglio dello stesso anno, uno scontento membro della famiglia di nome Giuseppe Nerone invitò Antonio Genna in un bar, sparandogli 5 colpi. Tempo dopo si scoprì che Nerone, chiamato anche Antonio Spano, altro non era che un amico ed una guardia del corpo di Antonio, manovrato però dagli irlandesi che architettarono il tradimento. I fratelli rimasti fuggirono via, ma è curiosa la comica parabola del fratello Vincenzo, anche detto Jim. Questo venne infatti arrestato a Roma nel 1926 per aver rubato dei gioielli dalla chiesa della Madonna di Trapani per poi essere rilasciato solo 3 anni più tardi. Ancora Vincenzo, che non aveva mai smesso di fare fortuna neppure in Italia, decise di tornare a Chicago nel 1930 per ansioso di poter tornare all'apice. Mentre era in auto con due vecchi compagni dei bei tempi andati, a loro si affiancò un'altra auto che, sparando una grande quantità di proiettili, uccise i due passeggeri, portando invece Vincenzo a fuggire. Morirà solo nell'anno successivo, nel 1931, per cause naturali. A fare la stessa fine saranno anche gli ultimi due fratelli, Peter e Sam, che moriranno rispettivamente nel 1948 e nel 1951. La concorrenza per Al Capone era ormai terminata.